che deve aderire molto molto. Porca! Logo PlayStation lo tiriamo su in questa maniera qui. Facciamo questo e lo tiriamo verso di noi. Questo è il primo portellone. La giriamo, la alziamo e si sgancia il secondo portellone. Allora, cosa uso io per la riparazione? Un oggettino così, un cacciavite normale e un Torx. Poi, se le cose si dovessero mettere male, potete usare anche questo. Chiate ripetutamente. Comunque, c'è della gente in giro che usa veramente il martello per chiuderla, eh. Io infilo questo arnese qui sotto e poi, con calma, tiro verso di me. La tiro verso di me, così non crea una piega. La tiri e viene via. Qui ci sono dei connettori, senza essere barbari. Basta prenderla. Tac, viene via, avete visto? E possiamo già scollegare anche questo. Con calma. Torx e svitiamo la griglia. Ora, appositamente, io non vi ho tolto questo. Perché? Per farvi vedere che se non togliete questa qua, prima, questa vite non esce. Per togliere questa, come si fa? Così. E si tira su. Tutta plastica, tutto ganci. State attenti. Là. L'abbiamo liberata. La ventola adesso è libera, quindi la alzo semplicemente, eccola qui. Rimuoviamo il sigillo, che qui è già stato rimosso, vedete che lascia questi disegni, quindi vuol dire che qualcuno già qua ci ha messo le mani. E adesso bisogna andare a togliere tutte le restanti viti. State attenti perché hanno dimensioni diverse, quindi fatevi uno schemino di viti sul tavolo, non buttatele alla cazzo. Perché poi nella fase di montaggio avrete dei problemi se le buttate a caso. Queste non si toccano neanche. Vi faccio vedere cosa c'è qui sotto. Prendiamo il cacciavite normale, svitiamo questa. Via. Ecco qua, qua sotto. Esattamente qui c'è una vite con un supporto, lo svitate e questo è il supporto. Sta roba non va persa, è finita? Ovviamente no, ce ne sono altre due, ma dobbiamo ruotare la console. Una è qui e una è qui. La capovolgiamo tenendo tutto saldo perché adesso vi si smonterà in mano. Prendete da qua sotto. Qui abbiamo il lettore, questo è il primo connettore, non serve che lo stacchiate da qua, basta solo staccarlo da qui. Si schiaccia e si tira e vi basta alzare il lettore, non ci sono altre viti che lo tengono fermo, eccolo qua. Qui ci sono due fili, uno nero e uno bianco, ma ve lo dice anche la scheda madre, white and black, e li andiamo a togliere. Questi due li prendete, li spostate. Facciamo la stessa cosa con questi due e li portiamo fuori da questa guida. Basta alzare delicatamente. Poi rimane questo connettore e questo connettore qui. Molto semplice. Lo alzate, vedete che c'è una parte che si alza. La prendete e la tirate. Eccola qua. Arrivati a questo punto vi fate una foto di tutte le viti. Poi le togliete, queste sono tutte uguali. Potete fare un unico mucchietto, però è importante fare la foto perché se notate qui non vanno, perché poi quando andremo a rimontare la Play, se gli mettete una vite dove non è prevista, questo componente poi non si aggancia più. Quindi fate attenzione dove non ci sono. Segnatevi con pennarello, fate quello che volete, io faccio la foto perché mi trovo meglio. Un chilo di ferro. Sti tappi. Mi è venuta la sete boia. Allora, dopo aver controllato e aver tolto tutte le viti, bisogna andare a togliere questo pezzo qui. Solo questo. Fa molta resistenza. Voi tenete con due dita qui, in modo da tenere giù la scheda, e lo alzate pian piano. Ok, lui viene via senza far danni.
e lo mettiamo qua. Adesso andiamo a togliere questo connettore qui, tiriamo via il gommino che c'è sopra, non lo buttiamo via, Allora alzate qui, qui c'è una fessura, la tirate leggermente verso di voi, estraete il connettore. Fate molta attenzione. Ora lo so che il vostro impulso sarebbe di togliere queste due qui, ma io ve lo sconsiglio. Prima di alzarla c'è questo componente qui, lo liberate, se no rischiate di tagliarlo. Allora dovete sapere che qui sotto c'è l'alimentatore che è collegato come la PlayStation 4. Quindi andiamo a prendere la scheda da qua, la alziamo leggermente, qui fa una resistenza notevole, quindi piano piano andremo a sollevare la scheda in questo modo, cercando di tenerla dritta, non aprendola come un libro, perché sennò potete prenderla e la buttate via. Questo è il componente di cui vi parlavo prima. Tralasciando la polvere, che comunque ce n'è, ma non così tanta come credevo, vi faccio vedere l'alimentatore. È messo così, è un aspirapolvere. Questa cosa qua causa il surriscaldamento della Play, anche se non sembra. Se arriva a tapparsi completamente, questo dalla mattina alla sera, ciao, grazie, ma lo spolveriamo dopo. Adesso possiamo andare a togliere queste due viti qua. Adesso andiamo a separare la scheda madre dal dissipatore. Fate attenzione perché sotto c'è il metallo liquido e non la pasta termica. Io faccio così solitamente, la alzo da qui, quindi tengo spinto questo verso il basso, alzo pian piano e poi giro tutto intorno, perché la scheda madre deve venire su in questo modo, non così. Ecco qui, questo è il metallo liquido, questo è il metallo liquido dall'altra parte, e qui purtroppo queste PlayStation hanno un difetto. La prima versione, la Slim, non lo so perché non l'ho mai aperta. Se notate bene in questa zona vedete uno strano effetto, sapete che cos'è questo? Questo è il metallo liquido che qui non ha mai fatto effetto, perché questa PlayStation qui è stata sempre tenuta in verticale, quindi il processore qua ha cominciato a risentirne. Quindi quando sentite no è una cazzata, io lo tengo sempre in piedi, il fatto che a voi non sia mai successo non vuol dire che allora non succede anche agli altri. Per andare a pulire il metallo liquido vi insegno un trucchetto: prendete uno Scottex, lo piegate a metà e poi tagliate un quadrato al centro, fate come i chirurghi, avete presente? E poi lo posizionate così. Perché uso questo metodo qui? Perché se nel caso mi sfuggisse un po' di metallo liquido non cadrebbe sulla scheda, la scheda è protetta, perché se vi cade sta roba sulla scheda madre e non vi accorgete che vi è caduta, quando gli andate a dar corrente, quindi quando andate ad accendere la Play, create dei corti. Guardate come una volta pulito anche sul dissipatore si noti la scottatura causata dalla mancanza di metallo liquido in questo punto. Quindi ne abbiamo messa sia da questa parte sia da questa parte, ne basta veramente poca, poi la spalmate, la appiattite bene e in questo modo il metallo liquido è a posto. Adesso andiamo ad accoppiare le due schede, io tengo il dissipatore in basso, giro la scheda e la reinserisco. Mettiamo questo. In questo modo l'abbiamo messa in sicurezza, adesso andiamo a soffiarla. Alimentatore pulito, gli ho dato una bella soffiata anche al case, alla ventola. Ora la rimontiamo, quindi scheda madre, controllate che sia tutto centrato alla perfezione. Andiamo a collegare questo connettore. Questo ricordatevi di metterlo, va qui sopra e andiamo a rimontare la seconda piastra.
una manciata di viti e cominciamo a rimetterle tutte nelle corrette posizioni. Adesso rimontiamo anche il lettore, va semplicemente appoggiato sulla console. Adesso rimontiamo il plasticone, quindi così, molto semplice, che deve aderire molto molto. Porca! Era questa! Vi ho fatto uno scherzetto! Ora rimontiamo le viti che tengono ferma la scocca. Una volta montata, vi ricordate di questi due pezzi? Quindi infiliamo questo qui e questo va nel primo foro, esattamente qui. Poi va questo, che si infila così, si lascia cadere, questa è la sua vite. Capovolgiamo la play e andiamo a inserire le ultime due viti che mancano. Inseriamo la ventola e andiamo a riavvitare tutte le viti. Mi raccomando che hanno dimensioni diverse. Addobbo in plastica, poi basta schiacciare. Riposizioniamo questo e se volete rimettere anche il sigillo di garanzia, che tanto non sarà più valido. Rimettiamo i due portelloni da sotto, così una volta posizionato si spinge da quella parte. Qui vi aiutate con il logo PlayStation, che lo vedete anche qui, quindi non potete sbagliarvi e fate questo. Oh, no dai, non è professionale. Se la PlayStation si è accesa vuol dire che è già un buon risultato. Se non si fosse accesa sarebbero stati cazzi. Quindi se vi si accende, bravi. Se non vi si accende, pregate. Riesco a giocare con una mano? Questo video arriva alla fine. Sono stremato, anche perché ho fatto tutto questo in orario lavorativo, quindi non vi dico quante ore ci ho messo. Restate aggiornati sul canale. A breve altre novità. Ciao. Thank you.